qualche riflessione però di natura generale, di natura politica la voglio fare. Una prima, la scelta strategica che abbiamo fatto di rendere la SIA azienda pubblica al 100%, questa scelta la manteniamo, nonostante ci sia un dibattito assolutamente legittimo su questo punto, ma è l'esperienza che insegna, e in questi giorni, lo ricordava prima Sodano, ma lo voglio renderlo pubblico anche in quest'aula, questa mia convinzione deriva anche da una convinzione per aver fatto il magistrato per tanti anni. Oggi la commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, che ha desecretato una serie di audizioni, tra cui anche la mia, tra le varie inchieste ce n'era uno che riguardava la gestione degli appalti 95, 96 e 97 a Catanzaro, dove 'ndrangheta, politica e imprenditori facevano un cartello per gestire in modo illecito tutte le esternalizzazioni e la raccolta dei rifiuti. Quindi sostanzialmente c'era un monopolio nella raccolta dei rifiuti, e se c'era qualche imprenditore onesto che si ribellava veniva severamente punito. Il sistema calabrese è molto simile al sistema campano. Cambiano un po' le modalità, cambia qualcosa, non è questa la sede per affrontarlo, però il tema era che aprire ai privati un settore così delicato crea dei rischi fortissimi. Noi quella stagione non la vogliamo più conoscere, almeno fino a quando Napoli non uscirà da una certa sacca ancora di controllo della criminalità organizzata, per meglio dire di rischio di controllo della criminalità organizzata, perché nel frattempo in questi 15 anni magistratura e forze dell'ordine hanno fatto un lavoro straordinario, e anche la politica comincia ad avere una schiena sempre più dritta. Però noi siamo convinti che col pubblico si può fare, quindi questa è una scelta strategica e politica che vogliamo confermare per i prossimi 2 anni e mezzo, nonostante c'è chi legittimamente ovviamente ci invita, ci sollecita e ci spinge a mettere sul mercato Asia. Altra cosa la voglio dire a quest'aula, l'ho detto ieri ad autorevoli esponenti del governo. Io vedevo giustamente il simpatico, ma lo dico senza ironia perché veramente mi è simpatico, il consigliere Moretto, che mentre il vice sindaco Sodano parlava sui dati del 70%, sorrideva, e a Varriale, insomma, gli dice al consigliere Varriale, diceva sì, quello in realtà è il 70%, non l'hanno raggiunto. Bene, caro Moretto, tu sai bene, infatti no, mica lo nego, tu sai bene che per raggiungere quel 70% c'è bisogno di volontà, di determinazione e di denaro. Allora io sono contentissimo che il mio amico sindaco, al quale auguro ogni bene e col quale stiamo proficuamente collaborando, Ignazio Marino, possa ricevere tutte le risorse di questo mondo. Però trovo scandaloso, da napoletano prima ancora che da sindaco, che al primo scripitio di difficoltà del Comune di Roma, nonostante la legge speciale che ci sia già stato sotto vigenza di altro schieramento politico alemanno, oggi con Marino iniziano, andatevele a vedere le leggi che stanno approvando e i soldi che stanno dando cash alla città di Roma. Questo è uno scandalo, perché se contestualmente Roma ci chiama per chiederci come siamo usciti dall'emergenza rifiuti, e Roma adesso sta iniziando ad affrontare la situazione, riceve contestualmente soldi, milioni, milioni e milioni di euro per la raccolta differenziata, e a noi ci hanno dato, dopo 1 anno e mezzo dalla promessa della Prestigiacomo, solamente nell'aprile del 2013, una parte delle risorse. Insomma, io credo che debba finire, e su questo io veramente chiedo un impegno forte del Consiglio Comunale, perché ancora oggi si ha la sensazione che non ci sia la compattezza adeguata per battere i pugni in modo democratico di fronte a delle ingiustizie che, da cittadino napoletano, prima ancora che da sindaco, trovo assolutamente inaccettabili. Io credo che di fronte a una città che con le mani nude, con grande difficoltà, non solo per la volontà di questa giunta, ma io aggiungerei per una volontà forte del Consiglio Comunale e della città tutta, affrontato l'emergenza e ne sta uscendo in modo strutturale, non debba essere aiutata, guardate. E noi abbiamo addirittura tracciato la linea, perché se Orlando, il ministro dell'ambiente, il quale non era, diciamo, un fan di questa amministrazione, non era un sostenitore accanito della differenziata pura, degli impianti di compostaggio e di quant'altro, dica oggi
non c'è bisogno di altri inceneritori. Il merito secondo me non è del sindaco di Napoli, ma il merito è soprattutto di quei tantissimi cittadini della Napoli, di Napoli e provincia, di Caserta e provincia, che in questi anni, prima ancora che ci insediassimo noi, anzi ci hanno dato linfa vitale, hanno sostenuto e continuano a sostenere battaglie vitali per un cambiamento di rotta storico e rivoluzionario nella gestione dei rifiuti. Insomma, noi stiamo tracciando dalle istituzioni una storia diversa, ma è una storia che è già scritta, perché la vinceremo. Quindi è una storia di legalità. Allora, di fronte al fatto che continuano a negarci soldi, e ci sono anche napoletani che vanno a Roma, questo ne abbiamo contezza, nostri concittadini che vanno a Roma a chiedere che la città non venga aiutata, che anzi possa morire, allora di fronte a questo noi ci dovevamo fermare. Ci dobbiamo fermare di fronte a questo, dire noi siamo arrivati al 30%, non possiamo arrivare al 70%, se non abbiamo le risorse noi al 70% di porta a porta non ci possiamo arrivare. In attesa che politicamente rompiamo queste resistenze, siamo creativi. Caro Sodano, caro Tommaso, l'intelligenza non si va nei momenti buoni, perché tu hai detto sembra quasi strano che nei momenti di crisi noi vogliamo essere innovativi, creativi e intelligenti. È proprio nei momenti di crisi che dobbiamo essere innovativi, creativi e intelligenti. È proprio che nei momenti di crisi, se vogliamo con determinazione e volontà proseguire nella nostra strada, non ci vogliamo arrendere. Allora quello che è stato definito il modello Napoli, siccome la città vuole partecipare, consiglieri, voi lo sapete perché girate come me, quando si va nei quartieri in cui non c'è la differenziata, che cosa ci dicono i nostri cittadini? Sindaco, consigliere, amico mio, ma quando comincia nel mio quartiere la differenziata? Allora io credo che questo modello, in attesa di un po' di denaro, non tanti, di un po' di denaro, ci serva per fare la differenziazione tra secche e umide. Cioè che in modo che in tutti i quartieri della nostra città, entro la fine dell'anno, i cittadini avranno i contenitori per l'umido e i contenitori del secco. Tra qualche giorno pubblicheremo dei dati che ho avuto in via riservata. Napoli è la città d'Italia che negli ultimi 2 anni è aumentata di quasi il 100% di flussi di turisti extra UE. Dati certi, certificati, perché loro possono detrarre le tasse. Ebbene, l'indicatore principale che viene dato come del perché gli stranieri stanno scegliendo Napoli, perché Napoli non ha più quella immagine che prima Sodà ha descritto. Allora, siccome noi siamo tutte persone che hanno una mente aperta e un cervello con cui riflettere, chiediamoci perché prima con tanti soldi, con i poteri emergenziali, con un presidente della regione che era commissario, ci hanno consegnato quel macello. Io sono contento che il presidente Bassolino sia stato assolto, lo dico da magistrato e da sindaco, perché vuol dire che era innocente, almeno fino al primo grado, poi bisogna vedere l'innocente, quindi bisogna essere contenti quando una persona viene assolta. È molto brutto farsi le battaglie sulle storie giudiziarie di ogni persona. A me da sindaco interessa il giudizio politico. Il giudizio politico non c'è bisogno di tribunale, il giudizio politico è di condanna assoluta di quella gestione, che ovviamente non è solo colpa di Bassolino, sia ben chiaro, ma per i poteri che ha avuto quel signore per 20 anni, io credo che la responsabilità politica è devastante. E se noi in appena 2 anni stiamo comunque cambiando la storia di questa città sul tema ambientale, questo è merito evidentemente di una forza di popolo che c'è dietro a noi, perché è chiaro che se una persona ha un'idea e tutti gli altri la pensano diversamente, noi non avremmo mai potuto fare quello che stiamo facendo in 2 anni. Ma quello che mi inorgoglisce è che ci chiama, ti chiama Reggio Calabria che è commissariale, ti chiama Palermo, ti chiama Roma, dice, ma voi mai avete fatto? Giustamente tu facevi prima la battuta, dici, ma il sindaco che fa? Se la mangia, non se la mangia? Evidentemente abbiamo messo in piedi una sinergia, l'ICM, i trasferimenti, un equilibrio. Poi certo, io vorrei sottolineare anche le cose che non mi soddisfano, lo voglio fare qua, in tempi brevissimi, non sottraggo tempo. Cominciamo con certe volte le lentezze burocratiche. Il vice sindaco prima citava, ma forse l'hai citata anche 3 mesi fa e forse ancora 3 mesi fa, siamo in attesa di trovare la quadra con la sovrintendenza per gli alberi di Viale Augusto. Ma io credo che nemmeno i Pat Lateranensi ci hanno avuto tanto tempo per trovare un accordo tra il Vaticano e il governo italiano. Cioè io credo che in questa città per poter mettere degli alberi a Viale Augusto, io credo più di 2-3 ore, volendo essere esagerati, di un incontro seduto attorno a un tavolo rotondo,
non ci dovrebbe, cioè stiamo da 4 mesi in Magnolie, la Palma, l'Ulivo, l'Ortensia, quindi invito tutti a cominciare da noi, cioè dai nostri dipendenti, cioè bisogna avere uno scatto di rete, bisogna avere un po' di grinta su questo. Un altro aspetto che è di dibattito anche quotidiano, la tassa sui rifiuti, cosiddetta TARES. La TARES non è una tassa comunale, voi lo sapete, non abbiamo fatto il bilancio, anzi, noi come consiglio comunale e come amministrazione o come sindaco, nelle maglie ristrette di quella legge che certe volte appare insopportabile, abbiamo cercato di introdurre delle esenzioni, dei miglioramenti, anzi invitiamo i nostri concittadini, perché molto spesso non lo sanno che ci sono possibilità di esenzione per le coppie anziane, per i giovani, per chi fa il compostaggio. Ebbene, oggi in questi giorni c'è la difficoltà delle bollette che arrivano all'ultimo minuto. Vorrei dire che il Comune di Napoli, cioè noi, abbiamo ricevuto i complimenti del prefetto l'altro ieri, ero presente io, perciò ve lo racconto, perché siamo stati tra i più rapidi in Italia, non solo in Campania, ad approvare il bilancio, se non vado errato il 16 settembre, 17 settembre, circa un mese e mezzo fa. È chiaro che le bollette arrivano in ritardo, immaginatevi gli altri comuni, arriveranno a Natale, perché approveranno il bilancio al 30 novembre, si troveranno la bolletta a Natale. Allora anche qua proviamo a lanciare una sfida per cercare di delineare quello che accadrà, e non sappiamo che cosa accadrà dal 1 gennaio 2014. Noi ci stiamo preparando, lo diceva prima Tommaso Sodano, ad essere autonomi, ho detto anche al prefetto l'altro giorno, anzi prepariamoci. Io mi auguro che da oggi venga anche una riflessione su questo, noi fra 2 mesi potremmo essere città autonoma, città metropolitana, ci potrebbe piombare all'improvviso la gestione integrale del ciclo dei rifiuti, quindi potremmo non avere più i problemi con le sovrapposizioni di competenza con la provincia. Quindi questo è un tema fondamentale. Che facciamo? Noi dobbiamo essere autonomi, questa è la nostra sfida. Dove ci sono le criticità maggiori? Io credo lo spazzamento. Io non sono affatto soddisfatto da questo punto di vista. L'abbiamo detto più volte. È chiaro che ci scontriamo, come diceva Sodano prima, con un'azienda che non può assumere, che non può assumere giovani, c'è la spending review, l'età media degli operatori ecologici su strada è di 58 anni, e allora bisogna fare presto e bene, e fare le gare bene, affinché quei macchinari, cui diceva prima Sodano, arrivino rapidamente. Poi dobbiamo avere innovazione. Beh, io vi racconto un'immagine che ho visto con i miei occhi, sono stato recentemente a una città del Caucaso, non in Svizzera, nel Caucaso, si chiama Baku, e vedevo H24 donne, soprattutto, ma anche uomini, vestiti con costumi del posto, con delle scope tipo la Befana, che spazzavano dalla mattina alla notte. Io mi sono incuriosito, perché la città è molto pulita, i giardini sono puliti, ogni fioriera ha i fiori, e mi hanno spiegato il sindaco e gli amministratori che sono volontari della città, a cui il comune, non sono impiegati, sono volontari, a cui il comune attraverso una cassa da un piccolo rimborso, che amano talmente la loro città che anche alle 2 di notte la spazza, perché per loro è incredibilmente insopportabile come cittadini, non come amministratori, di vedere le carte per terra. Allora è venuto anche il momento che questo Consiglio Comunale rifletta se noi possiamo trovare anche nuove formule, perché se non possiamo assumere operatori ecologici con dei concorsi, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo rassegnare al fatto che questo mese, quanti sono andati in pensione in questo mese in Asia? Non so, decine, la settimana prossima altre decine. Allora se così è, noi dobbiamo dire che lo spazzamento non potrà migliorare, salvo l'arrivo dei macchinari e delle spazzatrici. Allora noi dobbiamo fare 2 cose, lavorare soprattutto con la parte meccanica, perché non c'è dubbio che le idropulitrici, spazzatrici con idranti saranno la soluzione strutturale. Ma io credo noi dobbiamo provare anche a fare quello che abbiamo fatto con l'adozione con le aiuole, quello che stiamo facendo con la partecipazione dei volontari della città nel decoro della nostra città. Insomma, noi dobbiamo trovare delle cornici giuridiche, e su questo ci stiamo lavorando, per favorire, senza un aggravio significativo per le casse del comune, la partecipazione a tutti i cittadini che vogliono aiutarci nella gestione della città, quindi dall'adozione delle
delle aiuole, bisogna passare all'adozione delle strade, all'adozione dei vicoli, all'adozione piano piano di pezzi di città, perché quelle immagini che io vedo e che trovo insopportabili di vedere fiorire fuori a un esercizio commerciale che invece di tenere un fiore tengono delle cicche di sigarette, delle bottiglie di plastica, e non vedo il commerciante che sente il bisogno, prima ancora che arriva il giardiniere comunale, di metterci un fiore, è qualcosa che stride con quell'altra immagine che ho detto prima di un 70-80% di napoletani che invece amano una città pulita. Ecco perché è sempre una sfida difficile. L'altra sfida grande è la sfida su cui ci deve aiutare il Consiglio Comunale e su cui sta lavorando l'assessore Moxedano, al quale chiedo uno sforzo particolare, è la gestione del personale. Cioè, la vicenda dei parchi e giardini non va bene. Io non sottolineo le tante cose positive, anzi se ne ha dimenticata anche qualcuna Sodano sui parchi e giardini, però noi dobbiamo, secondo me, arrivare al punto di avere un autoparco efficiente, di avere un personale organizzato, di terminare con questa sovrapposizione tra San Giacomo, Municipalità, SIA, Napoli Servizi. Insomma, io non trovo inaccettabile, quindi su questo c'è insoddisfazione assoluta del fatto che si possa tagliare un albero e che per 3 mesi nessuno va a raccogliere quella parte di albero tagliato. Cioè, questa è una cosa che a me mi fa uscire pazzo, cioè non la possiamo accettare, come dire. Allora, su questo è necessario che ci sia un'organizzazione diversa del personale. Allora, quando uno certe volte chiede di più, non significa che sferra un attacco, come certe volte si leggono dei titoli sui giornali, a questo o a quell'altro pezzo, perché dovrei sferrare un attacco a me stesso, perché se dico che uno è insoddisfatto, l'insoddisfazione è innanzitutto del sindaco e quindi evidentemente di quello che ha fatto o non ha fatto il sindaco. Evidentemente dobbiamo fare di più. Quell'orgoglio dei volontari che spazzano alle 2 di notte deve essere un orgoglio non solo dei cittadini ma anche di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Mi avvio alla conclusione dicendo: troppi danno per scontato, io l'ho capito, questo messaggio non è passato nella pubblica amministrazione della nostra città, che noi, nonostante siamo in predissesso da 2 anni, non abbiamo licenziato un lavoratore, abbiamo 22.000 dipendenti che grazie al nostro lavoro siamo riusciti a garantire. Siamo così sicuri che tutti e 22.000 stiamo remando verso la stessa direzione? È il punto di domanda su cui ci dobbiamo interrogare a quasi metà mandato della nostra amministrazione. Io credo che noi dobbiamo sentire l'orgoglio di appartenere a questa città, altrimenti tema come l'ambiente, i rifiuti, i parchi, i giardini, la smart city, la città intelligente, non la può affrontare il consigliere comunale, il presidente di municipalità, il sindaco. Deve essere una visione di città. Ebbene, a me ha fatto piacere che le cose che sinteticamente qui sto illustrando e in modo più articolato al Forum Internazionale sull'Umanità a Baku, ero l'unico sindaco d'Italia e l'unico politico d'Italia invitato, e qual era l'oggetto della relazione? Il modello Napoli. Evidentemente non è tappare buchi quello che stiamo facendo, evidentemente stiamo dando una visione. Questa visione dà fastidio, ve l'assicuro che dà fastidio. Perché se anche Orlando dice che non c'è più bisogno di inceneritori, mentre io parlo c'è ancora chi pensa a nuove discariche, a nuovi inceneritori. Quindi la battaglia non è vinta. Fin quando non portiamo a compimento quella strada che i cittadini ci stanno tracciando e che noi con determinazione stiamo percorrendo, il ritorno al passato è molto rapido, è rapidissimo, molto più rapido di quello che si possa immaginare. Quindi da questo punto di vista mi chiedo: aiutateci a sollecitare il governo nazionale, di cui qua ci sono anche consiglieri che rappresentano quelle parti politiche, e il governo consigliere Borrelli. E il governo sta parlando col governo, forse. E il governo è lo stesso governo, è lo stesso e lo sto dicendo direttamente eletta, nemmeno no, guarda, nemmeno una cosa non ho dubbio è quello che stai facendo adesso. E lo stesso governo regionale, per esempio, a consegnarci l'area di San Giovanni, la tua zona. Cioè, noi abbiamo preso una scelta, non all'incenerimento, sì a trattamenti diciamo compatibili con l'ambiente meccanico manuale. Perché non ce la consegni? Io ogni volta che vedo Orlando dice sì, tutto a posto, hai ragione, la stiamo per consegnare, la stiamo per consegnare, la stiamo per consegnare.
Se non te la consegnano, quella strada è interamente percorsa, noi ci fermiamo un pochino, perché la fase strutturale non siamo in grado di portarla a compimento fino alla fine. Quindi, diciamo, concludo nella consapevolezza, poi magari mi farebbe piacere riprendere la parola alla fine, nella consapevolezza che oggi non solo arrivi, ovviamente, come sicuramente ci sarà, un'analisi critica, dura, magari anche costruttiva, ma anche delle proposte, perché questa è la fase intermedia in cui delle proposte sono ben accette da un'amministrazione che ha la mente aperta. Un'ultima cosa, stavo dimenticando, la voglio dire sulla manifestazione che ci sarà anche il 16 novembre. Diamo un messaggio chiaro, noi ci saremo col Gonfalone, sono convinto che ci saranno tantissimi sindaci della città metropolitana, della provincia di Napoli, di Caserta e della provincia di Caserta. Però io vorrei che venisse anche un messaggio chiaro, cioè noi siamo in questo momento, siamo le città della protesta, le città dell'indignazione, ma non vogliamo fare confusione e di tutto un'erba un fascio. Cioè io oggi penso anche a tutti quegli agricoltori, a tutti quegli imprenditori, a tutti quei campani che nonostante tutto investono nelle nostre terre e producono merce di qualità, perché trovo insopportabile questa immagine che sta passando non tanto in Campania ma soprattutto fuori, che i prodotti della nostra terra non sono prodotti buoni, che se tu arrivi con l'aereo a Napoli rischi di esplodere perché ci troviamo di fronte in una terra dei veleni. Quindi attenzione, proprio noi che abbiamo responsabilità istituzionali, che viviamo in queste terre, dobbiamo avere chiaro l'indirizzo su cui stiamo lavorando. Cioè su questa cosa noi non ci associeremo a quelli che stanno iniziando la campagna elettorale per le europee. Anche perché noi queste battaglie le facciamo quando non c'è campagna elettorale e quando c'è la campagna elettorale. Quindi dobbiamo avere chiaro l'obiettivo. L'obiettivo è la caratterizzazione di quei suoli effettivamente inquinati e dell'ottenere le risorse per bonificarle. Le risorse non devono andare solamente a Roma o solamente in altre parti del nostro paese. Però nello stesso tempo noi vogliamo sottolineare anche le cose che abbiamo fatto, le cose che faremo e che nella nostra terra ci sono zone enormi in cui c'è qualità assoluta. Attenzione, perché noi non possiamo distruggere l'economia della nostra città. Questo è un messaggio molto forte. Io credo che il 16 novembre ci deve stare una manifestazione di grande dignità, di grande indignazione, di grande coraggio, di grande fierezza, ma non dobbiamo mettere contro pezzi della nostra terra. Cioè mettiamoci contro quelli che hanno distrutto e che vorrebbero ancora distruggere. C'è la camorra, parte di poteri che hanno governato quella fase, e invece io sono convinto che la politica buona e con la stragrande maggioranza dei cittadini il 16 ci devono stare e dire: noi siamo protesta e proposta, abbiamo dignità e difendiamo tutti quegli agricoltori e quegli imprenditori che non se ne vanno dalla campagna perché poi arrivi qualcuno del nord a buttare a volta i rifiuti dopo. Noi vogliamo rimanere qua con i nostri figli in terre pulite con grande dignità e grande coraggio. Thank you.